però mi manca Facebook, WhatsApp. Che è già buono, che è già mutato. Mi ha cambiato il nome del gioco, è Crash Bandicoot. È N.Sane. Cosa? Cosa? Perché? Cosa? Perché? Cosa? Disney, licenza, James Gunn, cacciato dal posto. Ci sarà qualche modo. Ma non si fa! Ma poi... Come lo chiamo il video? Prendi quello schema lì e scrivi lì. Quello prima è il titolo del video, poi... Quindi, nuovo file, nuove... Rompiamo un po' di scatole. I rompisca. Sembra il nome del canale, così. Ma che... Comunque il nome del gioco nel titolo potremmo anche evitare. Guarda che c'è scritto sotto. Poi finito quello ti do un altro lavoro da fare. Victoria Baia, episodio 1, quarta parete. Siamo in live, ok. Accedo le informazioni. Dimmi. Vai da lì su Facebook e fai sul gruppo sulla tua quarta parete la cosa. Non l'hai appena fatto. No, l'ho fatto su Twitter e Instagram. No, un'altra foto, è quello di James Gunn. Quarta parete. Ha cambiato le cose su Twitch. Ha fatto delle salve delle modifiche. Perché guarda. Ma perché ci metterà un po', magari. Sì, poi nemmeno quello di Shadow of the Colossus. Infatti, come si fa a scrivere come quarta parete? Non si può. Ma se c'ha come quarta parete? No, c'è tu il signorino qui. Ma le? Vai su. Sta interagendo a nome tuo, clicca lì. Vai. Tutto che l'hanno messo qua su e non sui post, questa cosa. Tra meno di 5 minuti Victor e Baia iniziano una nuova. Uno spettatore incredibile. Sono io. No, scherzo. Fotogrammi persi 0.0%. Sì, vabbè, ma quella lì è sempre verde. Ma vedrai, così deve essere. Ora, vado così a poi a fine serata si guarda anche quanto si è streamato e si controlla quanto si è... però come si fa a controllare quanti giga... Ah, io lo posso controllare dal telefono. Dal telefono. Sì, anche senza simbolo posso controllare. Dammi la mano.
Però io non ci sono. Non ci sono. Infatti, devi metterlo così. Non te lo ricordi più. Guarda così. Guarda la bulba, Paolo. Però non lo vedevo. Così posso vedere come siamo prima di... E loro ancora vedono questo, ma intanto si stanno lì. Io sono un po'... Bravissimo. Gli un po' di commenta incredibile. Vabbè, si dice quando si va là. Ok, per me si può partire. Sì, anche tu. Aspetta un secondo. A parte che ora va. Così faccio... spada attesa. Ok. Eccoci. Buonasera ragazzi. Salve a tutti. Sto facendo casino. Fai un po' di ribordello, che fai? Sì. Allora, stasera cominciamo l'avventura Crash Bandicoot. Fai il nuovo. Si finiranno tutti. Certo. Allora, prima di tutto proveremo soltanto a finirli, sì, poi senza se avanzerà tempo, se piace la cosa li platineremo tutti. Fateci sapere i livelli audio sia nostri che del gioco, se va tutto bene, se non è troppo alto il gioco rispetto a noi, qui quadrato licenza vuol dire che mandi via qualcuno, lo mandi in licenza. Esatto. Stasera dovrebbe andare perfetto lo stream, tipo zero lag. Abbiamo risolto il problema della connessione, come se, che io l'avevo già detto in questi giorni nelle dirette, che ci sarà un miglioramento. Esatto, ora avvicino anche un pochino questo nostro microfono, così che ci prenda un po' meglio tutti e due. Le voglio vedere la chat. Ah, vuoi vedere? Così si può interagire con i nostri okay. amici da casa. Non riaprire forte. No, eccoci. Si parte? Si parte. Come una morte per una. Trailer di Spyro. Questo l'hanno aggiunto da poco perché esce. O c'è sempre stato. No, ma visto. No. Darsi, comunque, sì. Dicevo. Scegliamo come fare. Una morte per una. Una morte per uno. Sì. Quindi il primo lo finisco io da solo. Sì. E non giocherò sì, mai. Esatto. Con il logo della memory card vecchia. Esatto. No. Ci guardiamo anche le cazzi. Certo. Per completezza. Io ho mai giocato a Crash Bandicoot su PS1. Che dici? Poi ce l'hai te originale. Ce l'ho, ma l'ho comprati quando ho comprato la PS1, erano insieme. Ma da bambino mai giocati. Forse tipo un paio di volte al 3 in un negozio di vestiti, che era il miglior negozio perché tipo sapevano che le mamme portavano i figli al negozio mentre loro si provavano le cose così, e avevano messo la stazione con la PlayStation, la televisione, e mentre i tuoi genitori erano lì che guardavano i vestiti te potevi stare alla Play. La rivoluzione dei negozi di vestiti. C'è gente che so che ci sta osservando, che mi manda i messaggi vocali e io non posso ascoltarli mentre sono in live. Scrivi, però puoi scrivere Twitch, nella chat di Twitch, infatti. Io invece ho giocato per giù tutti, ma tipo il 2 l'avrò giocato una volta che ce l'aveva mio zio. Poi il resto l'ho giocato tantissimo. Anche se ovviamente non mi ricordo assolutamente niente. È questo primo livello che l'altro giorno abbiamo giocato. Sì, lo sappiamo fare in 30 secondi. Ma almeno in 25, quant'è? Era soltanto il primo, quindi. L'inventario. Ah, vabbè, dicevo. Questa. Ora me lo fa bellissimo farselo piano pianino. Sì, infatti. Rompendo tutti i box. Anche piano pianino, però devo dire che
Vabbè, c'è cioè, certo... riprendersi la mano, dai. Si vede anch'io la farò la figuraccia, sicuramente. Era quello che volevo evitare di fare. La sì, figuraccia. La figuraccia è tipo... Io già non mi ricordo i tasti. È perfetto! Aspetta, dai, io, gioca a te. Io ho perso la profondità. Gioca a te perché mi hanno fatto notare che sto lavorando, che sto facendo la live con la maglietta del lavoro. Ah, giusto. Fai un po' di pubblicità anche alla pubblica assistenza in cucina. Esatto. Quindi sì, devo mettere una maglia un po'... nerd, vero? Buonabuga, io in questo gioco ho il problema della profondità. Capisco un po' male la profondità. Lo stavo dicendo. E direi che forse tipo, questo è tipo il peggior problema che si può avere in questo gioco. Il problema della profondità. È tutto basato su... Ecco, ho provato a fare il salto che si faceva nel time trial, fallendo perché non sono più allenato. Mamma, il salto è stato rischiosissimo. Come mai ti sei messo? Dei Goonies. Giusto. Che, come sai, nei Goonies giocavano a Crash. C'è una scena dove giocano a Crash. Sei nel bivio, col salto che mi frega sempre. Stavolta non mi ha fregato. Su 49 non c'è male. Non c'è male, dai. No, tocca a me. Sei morto perché mi dovevo levare la maglia. Ah, ok. Che sei da tutto va bonus. Bene, va bene, fatto. Tutto bonus. Stiamo uccidendo. Ciao. Tanto, come abbiamo detto, le casse ora non ci interessano, i record non ci interessano. Soltanto andare avanti nella storia. Puntiamo alla completezza dei livelli, diciamo. Cioè, non la completezza, al completamento. Ah, sai cosa? La webcam in questa posizione, allora cosa tappa? Tappa le mele. Tappa le mele? Ma tappami le mele su, dice, che faccio? La sposto? Ma sì, le mele sono importanti perché c'è la cosa. La metto di qua? Eh sì. Okay. Però comunque si vede se c'è altro. Lì mi sa che ci sono le vite, conviene in basso. Boh, ora si vede. Poi quando saremo settati per bene anche in uno spazio proprio fisso, non in camera di Simone, faremo anche le grafiche. Meno camera mia. No, infatti, per quello. Faremo anche le grafiche per la webcam, per l'attesa dello stream come prima, alla fine dello stream. Avremo proprio un lavoretto di live stream. Diciamo questo, quello che stiamo facendo ora... È tutto preparazione. È per intrattenere nel mentre che il programma che sostituisce la radio non c'è. Sì, ma anche per i giochi poi dico avremo la grafica a modino per la webcam e tutto quanto. E queste live di preparazione servono anche a noi per vedere se tutto funziona, esatto, vedere diciamo se ci riesce a fare tutto. Quarta parete nella sua integrità come la stiamo studiando adesso ci sarà da settembre. Proviamo, dovrebbe essere da settembre. Io vado ma fa livello bonus. Sai una cosa che ci serve nello studio serio? Mi cuffie un po' più lunghe perché queste tirano un po' in mi casca. Ma se si usasse quelle che abbiamo preso? Sarebbe anche meglio, sì. Poi le tiro fuori. No, ma non ora. Non ora. Ormai, non stiamo a far casino. Vabbè. Lì sono le vite, la cosa migliore in basso, a destra. Allora sposto di nuovo. Che l'unica volta che serve è nei livelli bonus, quindi va bene. Oh, vai. Così vai e si fanno i livelli senza morire. Tre spettatori, scommetto che è BCX quello. Il grande BC BC Bush BC Bush X BC Bush X BC Bash. No, verso queste cose qua. Cos'è questo? Quelli per verticale. Ancora non capiscono che mi devono scrivere nella chat di
magari non può scriverti su Twitch perché non ha l'account, e io invito chi non ha un account Twitch a farselo, così può commentare in chat, tanto basta registrarsi commentare... e iscriversi anche, si può iscrivere al canale, vedete tutte le novità, insomma. Tanto è come una normale registrazione, basta la mail, mettere una password, addirittura non chiedono soldi. Facebook. No, no, infatti, non c'è bisogno di collegare carte, niente, né donare. Beh, però è carino questo livello. Sì, i primi. Qui almeno la profondità la capisco. Ti rendi conto quando bisognerà planetinare queste cose? No, quello non lo dovevo uccidere. Perché ci devi saltare sopra per prendere la maschera. Super Mario è diventato... Platform! Sì, ma le cose con le spine. No, che paura! Questi li odio, come si faceva? In testa? Sì, dovevi saltare così. Ma ora ce n'è uno, fai un po' capire quando ce ne sono 3 o 4 di fila. Stavo per morire male. Sì. Il muschio che ti fa scivolare. Ottimo. E hai in Zarunza gli fai a questi. Sì, però ora non c'è lo spazio. C'è spazio per Andanovic. Esatto. Quello cos'è? Tipo... Ah, è il fuoco, infatti. Che rimbarsi nel fuoco. Giustamente. Si scrivano. Daniele Lupino, qui devo scrivere esattamente. Sì, esattamente. Esattamente qui, Daniele. Qui ti leggiamo. Ed è molto più comodo che per noi che il cellulare. Stavo per dire, oh, non ci sono arrivato a livello bonus, invece era la sorpresina. Sentiamo che musichina il livello bonus. Lo sapevo. Ah, ecco. Ah, bene, bene. 14 te Daniele ci ho mai giocato a Crash Bandicoot? Stavo andando a dritto male. È già due livelli che faccio io a dritto. Vabbè, all'inizio ci sto. Non è il genere di giochi che mi piacciono. Beh, dipende, sono giochi appunto da fare con amici, così per passare il tempo, non oppure, hanno una trama in sé per oppure sé. Oppure da bambini, che erano quasi tutti così, più o meno quelli... degli anni 90. Esce, sì. E quelli che i tuoi genitori ti potevano comprare, perché andavi o con quelli o quelli più... Adoro i giochi free world. Eh sì, però appunto sono più recenti. Diciamo che questo tipo di gioco ora si gioca se sei un appassionato, oppure per nostalgia, oppure quelli nuovi così che escono ora per fattore di completismo del platino, no? Del collezionismo di tempi migliori, completare con tutti gli oggetti, tutto quanto. Gli open world sono tutta un'altra cosa, sì, un tipo di gioco diverso, però questi sono divertenti appunto da giocare così. Crash mi ricorda Spyro PS1. Sì, infatti il periodo è proprio quello. Quello era. Spyro era un po' più aperto, no? Sì. Spyro ho giocato un pochino al secondo, credo. E comunque sì, il periodo è proprio quello. Io mi ricordo di averlo giocato, ma non mi ricordo assolutamente a quali Spyro ho giocato. Le dovrei proprio vedere nel. Un cimitero, cos'è questo? Perché altro non so dove andare, dove trovo più cose. A noi ci interessano tantissimo le mele per l'avventura. Ma non sono mele, attenzione, sono frutti umpa. Diamante? Sì. Cos'era il diamante? Non lo so, però l'hai preso. Che serve per platinare, perfetto, ma cosa? Sì, ti ricordi le gemme servono per tipo aprire cose diverse? Quello nel 2. No, ti ricordi l'altra volta che nel secondo livello per andare sì. su serviva la cerva verde? Ah, c'era scritto che si trovava qui. No, non era, era nella seconda isola. Questo servirà da un'altra parte, ah, sicuramente. Sì. Siamo a 3. Appunto, Crash mi ricorda... Ah, sì, sì, ho già letto. Ok.
euro sta roba. Con quale prospettiva questo gioco? Quella sicuramente va giù appena la tocchi. No? Non so se mi conviene scoprirlo o no. Scoperto male. Così proprio. No, allora io non so fare la prospettiva e questi mi mettono la prospettiva più strana. Perché non so fare la prospettiva? Cioè non capisco, la sai disegnare. Non capisco la prospettiva. Ma comunque sbaglio perché non so. Un giorno, ultimato il vostro progetto, il vostro studio, pensate di creare eventi aperti a tutti con iscrizione, eccetera. In realtà l'abbiamo già fatto. Dipende cosa intendi. Tipo, giornate o feste con il nome del progetto Quarta Parete l'abbiamo già fatti. 3, se non sbaglio, anche 4. 3 o 4, non mi ricordo. Se intendi, tipo, tornei, roba varia. Sì, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto proprio delle... giornate dedicate, cioè, poi mentre parlo, figuriamoci. Giornate dedicate a tornei, a gaming. Sì, sia a giochi di alle console che giochi di anche carte. Gaming, abbiamo avuto anche ospiti. No, per quello sono andate sempre anche abbastanza bene. E ovviamente punteremo a rifarle sempre più grandi con ospiti più importanti. Questo livello ci sta decimando le vite perché sì. Non capiamo. Never Ending Christmas Day parte 2. Oppure tornare a fare il quarto. Ma se te giri nelle TNT. Ma pensavo che faceva. Tornare a fare il. Il quarto parete dei regolare ogni anno. Tipo. Con appunto dargli proprio una cadenza precisa. Il giorno di quarto parete. E di solito si faceva a inizio. Stagione. E a fine. O a fine. Sì. Che ci avevano richiesto di fare. Che si fa? Sì, sopra la TNT, c'è 3 secondi e vai via. No, sul pianta carnivora, volevo sapere se tipo si chiudeva. Comunque se vai sulla pagina di Quarta Parete, su Facebook, forse trovi qualche foto degli eventi. Sicuramente. Certo. Sì, abbiamo messe. Per farti un po' un'idea. Abbiamo fatto... La prima festa mi ricordo il della Massarella. A Massarella. La seconda al Good Game a Empoli. Sì. E poi il... Poi se ne è fatto un altro al Good Game a Empoli. Quale? Quella che poi ha continuato al Nox. Ah, che mi sa che io non c'ero quella. Può darsi. Forse. E poi c'è stato il circolo di Avane. Sì. Che è stata l'ultima e quindi anche la più bella, magari proprio come. Siamo riusciti a creare un mini comics, diciamo. Sì. Forse non è stata quella con più gente, ma è stata quella con più ospiti, più cose da fare. Ma forse è stata anche quella con più gente. Ma sembrava che al GG ci fosse un po' più di gente. Forse perché era il GG e la gente c'era. Perché era orario di apertura e non erano lì per noi, diciamo. Però per essere invece una cosa organizzata da noi, in un posto dove dovevi venire apposta per noi, era stato carino, è stato molto carino. Dove dovete andare io? Ah. Devi prendere la foglia. Larga la foglia, no, stretta la foglia, larga la via, anche stavolta cresce va via. Ma torna presto se avete voglia. Stretta la via, larga la foglia. Mamma mia! Era presa, che c'avevo la maschera. No. Stretta buono. Stretta buono. Io controllo e se è ancora 0 frame persi è la rivoluzione. Ti smutando. In diretta. 0 frame persi, tutto verde. Proprio bisogna vedere quanto ciuccia, nel senso magari... Si può fare una live al mese perché si spende 30. Vabbè, questo appunto è anche di prova col nuovo sistema. Magari abbassiamo la risoluzione. Comunque siamo a 720 in 30 fps, che è quello consigliato per chi non è ancora partner di Twitch. Io sono un boss comunque. Quando saremo partner di Twitch potremo cambiare la risoluzione e mettere anche la scelta per voi che guardate, se guardare
come noi trasmettiamo, magari in 1080 o 720, oppure se abbassare la qualità se avete una connessione più bassa. Cioè una connessione più lenta. Ottimo. Papu Papu? La Papu Dance, quindi. Esatto. Vai là come il Papu, è lui. Ma è il boss più facile, diciamo. Il boss, ci sta. Ma non infierire! Per quanto possa essere particolare nel suo genere, è ora capace che se la tira anche, che se la tira anche, sicuramente vorrà essere pagato. Credete di riuscire a invitare Favijay, almeno per attirare molte persone. Ah, ok, però a quanto essere particolare nel suo genere, è ora capace che se la tira. Cioè, praticamente se potremmo avere mai Favijay. Favijay magari non credo nemmeno ci interessi averlo. Sì, infatti, se non poi, magari come ospite per parlare con lui. Poi sinceramente noi cerchiamo del suo percorso. Perché sono interessanti, non perché cerchiamo di avere gente. No, infatti, cioè, è inutile chiamare persone che sappiamo che ci portano gente perché vengono per loro, ma non per noi. Io vedo cosa da fare ora davanti qua, o cosa penso questo sarà un livello bonus. Questo. Vai, vai. Quindi tutti gli ospiti che abbiamo avuto sono o quelli che principalmente sono nostri amici. Aiuto. Già da prima. Sì, uniscila. Oppure persone che appunto... sapevamo avrebbero portato qualcosa di interessante e non soltanto numero di persone che seguivano, diciamo. Tipo anche Dario, Moccia, che è stato con noi varie volte, Monitor, sono venuti spesso anche per amicizia e non per forza soltanto per portare numero. Li abbiamo invitati sempre per amicizia e perché sono persone con cui ci troviamo bene e con cui abbiamo tante cose di cui discutere sia in radio che agli eventi. Viene ancora a dire in radio, ma cioè in radio ok, però non lo dovremmo dire più poi in radio, devo dire. Beh, nel senso siamo stati show. In radio. Comunque di Favijay a me piacerebbe avere Ciccio Gamer, perché c'ho il periodo Ciccio Gamer in questo momento. Ha fatto il video di Fortnite con Rovazzi. Ha giocato con Rovazzi. È un po' come Ninja che gioca con Drake, però in versione italiana. Esatto. È la stessa cosa. Ragazzi è anche bravo su Fortnite, lei. Sì. Non giocava da tanto, però infatti non sapeva tipo le armi nuove, cose nuove. Ma non ti faccio più giocare stasera. Sei bravo, io no, questo dimostra questa live. Sì, oggi o ieri mi sembra l'ho fatto. Sì, mi pare il video l'ho visto oggi, non ho visto se era uscito ieri o se era... Bravo! Con la maschera! perché t'ha fatto fregarella. Come si chiama questo livello? Rolling Stone. Ah, giustamente. Like a Rolling Stone. Cos'è? Sono morto? No, salta ora! Mi sa che è schiato via quella testa. Schiava, cosa ne sanno loro? Vabbè, si capisce, i mentori che devono diventare... Della radio. Dello show. Poi si fanno le magliette con scritto schiato. È schiato. Poi non è nemmeno nostro, è schiato. O sì. Se, no, però il miglior artista. Copia. No. Prende in prestito ma non copia. Quello che ruba ma non copia. Com'è il detto? Era qualcosa col ruba. Un artista copia, un grande artista ruba. Vedi. Di Picasso, almeno. Così ci dice perché l'internet. Perché lui... No, no! Ci sono le pietre ora che vanno giù. Ottimo. E lo capisci perché fanno... Fanno Vans Vans. Non era quella comunque, okay. Quindi va tranquillo. Forse è questa. No. Piano, non era quella. È tutto il tempo. Questo è il tempo da quanto siamo live. Chiediglielo. Credo di sì. Chissà se si possono nascondere questi parametri. Così che se tipo dobbiamo far vedere questa schermata, ma non vogliamo far sapere da quanto siamo in live. Ma perché quanto... non dovremmo farlo sapere? Magari non vuoi far sapere quanti spettatori hai. Non vuoi far sapere quanto sei poco conosciuto. Esatto. Comunque, ovviamente, essendo un gioco platform, ricorda anche Mario Bros. Con questa rimodernizzazione in 3D. Sì, infatti, come dicevamo prima,
i giochi del passato, principalmente erano platform, appunto come Mario. È come se fosse una specie di Mario in... bianco e nero. No, in verticale invece che in orizzontale. Anche se c'è il livello. Anche se ci sono i livelli, come in verticale questo. In questo senso. Sì. Diciamo che Crash Bandicoot sfrutta tutte le assi X, Y, Z completamente. Anche in diagonale? No. No. E niente. Beh, a parte che... No. Ce la farò. Magari se tolgo la connessione dal telefono, quella con la quale streamiamo, consumiamo anche meno dati. E lui... per gli streamare. Mi raccomando anche te, occhio a non connetterti, connetterti a caso. In che senso? Tipo quando non streamiamo. Controlla tipo che il telefono non ti si connette o quando... Ma io il telefono l'ho proprio messo, quindi... Ah, ottimo. E non la metterò tanto. E anche più. Quando poi stacchiamo lo stream, spegniamo il modem. Dissociamo. Così. Eh? Ah no, sì. Basta dal computer dobbiamo staccare il modem. Beh, basta spegnerlo. Mm-hmm. Quindi non sto giocando per niente. Se non erro mi sembra che l'unico Mario in verticale che hanno fatto sia Mario Kart. Se così fosse non mi dispiacerebbe vedere un gioco di Mario in verticale. Voi ne che ne pensate? Andamento in verticale non ne hanno fatti, a parte appunto Mario Kart, che però è un altro tipo di gioco, è uno spin-off di Mario. Vederne uno ora nel 2018 magari senso, perché... ormai la serie di Mario è in 3D totale, no? Cosa sta succedendo? Sono sei su un cinghiale? Sul cinghialozzo? E non me lo ricordavo assolutamente, non so cosa devo fare. Rompere le scatole. Come il titolo come del video. Come il titolo del live, certo. Quanto è difficile girare. Non è molto responsivo, mi sembra, questo cinghiale. No. Che da fa questo? Oh, ottimo. Evitarlo probabilmente. Perché si gira e mi guarda male? Poi corre da solo, che fastidio. Ah, t'ha preso? Sì. Ma sì. Non lo so. Forse c'è tipo quello che prima serviva per girare. No, è che va evitato e basta. Va evitato, bisogna vedere da che parte va e evitare. Sì, ha detto nulla. Ah, perché lui si muove, non ti segue, ma si muove, ok. Sì. Non so come lo evita. No! Dove è rimasto? Sembra che faccia malissimo. No, io non riesco a farlo. No, signore. Sì. Ma poi guarda, è sempre la stessa parte. Quello sempre a destra, questo sempre a sinistra e l'altro a destra. Ma che paura, quel tamburo sembra sempre di non prenderlo. Quanto checkpoint? Meno male. Questo dove sarà? Destra, destra. E questo a sinistra, sì. Dunque vorrei salutare il nostro amico Emanuele che l'ha platinato in questi giorni. Versione PC. No, no. Cos'è la cosa più rognosa per un videogiocatore? La spina sul dito dove tocca il joystick. Sì, in effetti. Ma già una spina in generale andrebbe tolta dal dito. Immaginati un videogiocatore mentre fa le live. No, no, quindi devi saltare. Perché passi sotto. Secondo me devi saltare. Comunque anche questa cosa che Crash finalmente è uscito su console non Sony dopo anni è interessante, no? Sì. È uscito come anteprima momentanea quando è uscita questo remake. E poi successivamente è uscito su PC, su Switch e su Xbox. Quindi ha allargato proprio. Ma è giusto da parte della Sony di non fare come ha fatto con Fortnite. Ah, devi. Di ampliare la cosa. No, tocca sempre a te. Sì.
State giocando con una PS4 o PS4 Pro? Una PS4 primo modello, proprio quella appena, la prima uscita. Ci hanno dato dalla Sony la PlayStation 5 e questa è retrocompatibile, stiamo giocando a Crash versione proprio fisica dalla PlayStation 5. Infatti stiamo giocando in 4K. Sì, anche se voi da Twitch non potete vederlo. No. I joystick, come vedete, sono tutti dorati quindi, e hanno due cavi attaccati per forza. Hanno detto dovete essere tamarri se comprate il PS5 per forza. Quindi. E ce l'ha spedita a nome di Quarta Parete in anteprima la Sony. Sì, sì, abbiamo la PS5. Sony Co Italia. Sì, sì. In anteprima mondiale. Non so come mai hanno scelto noi con tre spettatori per farla vedere. Oh, la devo smettere! Ma poi perché è lo stesso livello? Ah, non è lo stesso livello di prima. Scivola. Ma è lo stesso livello di prima? No? È fatto uguale allo stesso livello di prima o non è quello di prima? È quello di prima ma speculare. Non siamo a Mario Kart. Esatto. Qua servirà a far girare quelli che dove possa mettere normali subito. Come si fa? Devi pigiare X, sì. Ok. Che palle. Si può dire palle su Twitch. Sì. No. Guarda questo. Sì, è forse questa la fine della nostra giocata a Crash. No. Convinto proprio. Di te sì, non giochi mai più. No, io no. E invece te la sei gufata proprio. Non sono ma bevuta, si può bere su Twitch. Non si può dormire, va bene. Bene, sì. Sì, vabbè, io ho girato comunque. E gioco io. Non mi dà nemmeno il tempo di bere. Tanto non so fare a le vivere, cose, ma comunque vorrei bere anch'io. Ah, cioè vedere come Fonte Ilaria non uno sponsor. No, si può dire, ma però se vuoi sponsorizzarci Fonte Italia, colpo di telefono. Comunque a tutti interessa avere abbastanza visibilità. Con Twitch puoi condividere la diretta sui social. Certo, si può. Basta scrivere il link che è twitch.tv /quartaparetelive e manda direttamente alla nostra live stream. Infatti abbiamo fatto prima di partire un po' di pubblicità sui nostri account, che colgo l'occasione per ricordarvi. Abbiamo un account Twitter, lo scrivo Instagram, ogni video. Basta pagina Facebook, basta controllare un nostro video vecchio su Twitch, nella descrizione c'è tutto. Ma in ogni caso basta cercare Quarta Parete e spuntiamo o noi o un'associazione teatrale che della Bassa Italia, è giusto che giustamente hanno scelto il nome anche per però una compagnia teatrale. Forse spuntiamo prima noi ora perché non mi sembrano tanto attivi sui social. Ma sarebbe il caso, dopo 5 anni di attività, spuntare prima di una compagnia teatrale? No, scherzo. Ah, magari sono bravissimi. Salutiamo i grandi amici di Quarta Parete. Di Quarta Parete. Tra l'altro su Twitter infatti ci chiamiamo Quarta_Parete. Per colpa per loro. Colpa, no, per colpa, dai, perché sono arrivati prima loro. Per colpa loro. Sai perché te tocca sempre a me? Perché sono andato così avanti nei livelli che mi sono abituato gradualmente. Io ancora non mi sono abituato. Dovrei fare tipo un livello con tutte le morti che voglio, così che mi abituo. Ma non lo so, perché... Via. No, dovevi andartene. Ci ho provato. Ma le scarpe sono cadute. Anche il naso. Come il naso? L'hai visto? È caduto il naso. Comunque i tutti interessa. Ah. Già. Sì, ma non mi ha toccato. Regia, manda il replay. Ridano. Però non so di cosa. Forse della cosa teatrale. Della compagnia teatrale. Che culo, non so com'è possibile. Dai! Tu non puoi passare. Sì, ma mi sono girato. Ok, allora.
cosa mi sembra strano in questo gioco, la varietà dei nemici, cioè mi sembrano tutti più o meno lo stesso, cioè stesso livello di minaccia, che siano tartarughe, che siano granchi, che siano scimmie. Ah, sì. L'unico diverso è l'omino con lo scudo. Però anche, vabbè, sì, la tartaruga esempio... ci puoi rimbalzare sopra, le piante carnivore lasciano il tempo. Guarda il naso? Ah no, non si vede più. Dicevi? Non me lo ricordo. Cosa stavo dicendo? Dei nemici. Sto per dire appunto le piante carnivore. Ma il tempo per questa cosa. Ma vai lì! Ah, lo posso rifare? Ma certo, pensavo ci serve per le vite. Pensavo di non poterlo rifare. E io che fo, guardo lo 0,0% di frame. Perso. E che serve andare qua su? Ora, stasera, facciamo un calcolo in proporzione a fare una live un giorno sì e un giorno no, per esempio, e si vede... Quanto prende, in caso e facciamo quanto fare un'altra sim al nome mio. Ah, anche certo. Potrebbe avere 30 giga. Ma che volevo dire, quanto lo facciamo il calcolo, quanto la facciamo durare questa live? Tipo un'ora e mezza potrebbe essere la durata più o meno di una live. Ma anche per fare meglio il calcolo proprio. Ah sì, ok. Con un'ora sarebbe il top, però ci stiamo già avvicinando a un'ora e un'ora sola di live, mi sembra un po' poco. Sì, sì. Facciamo 2 ore. Che tanto a noi passano velocissimo. Sì, sì. Forse ci riesco, O forse no, perché non capisco perché te le girano un po'. La collisione. Ma te, quando salti per andare là? Sì, ma non vedi che non ci arrivo proprio perché la prospettiva stranissima che sembra che ci sono. No, vedi, se salto non... Meno male che non c'è il tempo. Ci voglio questo a platinarlo col minor tempo. No, io debbai a saltare qui. No, alla fine. Ma stai tranquillo. Scusa, quando va premuto? Quando lo tocchi. Lo sapevo che potevi rifare tutto. È tutto allenamento per sì. Morire meno questo. Per far morire di più chi ci segue. Sì. Allora vai, fermo. Salta, prendilo. No, non è possibile. Come no? Ti tocca tornare ogni volta indietro a te. Stai tranquillo. Sai che fo? Metto il dashboard qui che ci dovrebbe essere. Live, sì, ci è bello arrivato. Quasi paura a vedere. Bravissimo. Chat, ecco qua, benvenuto nella chat. Non ci arriva di là. Ma per forza. Bravissimo. Poi meno male non muoio. Niente, tocca leggere lì. Saoete, il primo nome di Crash che inizialmente volevano svilupparlo solo per Sega 32X. Era tipo Willy the Wombat, una cosa del genere. E tra l'altro in questi giorni il creatore di Fantagenitori ha fatto vedere che lui ha partecipato a creare il design di Crash, praticamente, che palle, era un animatore appena uscito dalla scuola e gli hanno detto vieni a fare il design per questo personaggio di un videogioco. Saltan su. E questo ora, saltan su e fai... Così non stai ogni volta a tornare giù di nuovo. E questo videogioco era Crash, poi i suoi design non sono stati scelti, però lui è uno di quelli ai quali hanno chiesto di fare dei... Ti fermi prima, devi fare dei disegni. E perché non lo vedo, non si può fare i giochi dove non si vede le cose. Ma si vede! Torna meglio così? Sì. Ogni volta dove tornare giù... era tutto allenamento, come di quelli. Vedi che non si vede finché non...
Musa, Ale. E niente, 2 ore di Baia che non può morire in questo livello, ma può solo cadere all'infinito. Ma non va bene, questa è stata una malabilità che nella caduta riesce a riattivare tutto. Mi è sembrato di colpire qualcuno, invece era il mio mega Bulbasauro. Sauro. Dai! Ma... Sauro. No, che... Ora scommetti che Daniele farà una risata perché abbiamo detto Sauro. Mega Bulbasauro. Devo salutare Bulbamauro. Il pupazzo di Bulbasauro della mia ragazza. Appunto, visto. Bulbamauro. È il pupazzo della tua ragazza. Di Bulbasauro della mia ragazza. Ah, perché tutti hanno un pupazzo? Anche Alex ha un pupazzo di Bulbasauro. Te, Daniele, Bulbasauro ce l'hai barra vorresti un pupazzo di Bulbasauro. Best starter di... Non è vero, non è vero. Allora, io sempre ho scelto quello di fuoco. Solo che il pupazzo era troppo bello. Ma c'era anche degli altri star? C'era, senti la stranezza. L'altro quello. Sì, infatti non capivo nemmeno dove fosse. C'era Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Chimchar. Da scegliere. Forse erano finiti gli altri. Non credo. Allora facciamo anche questo l'ultimo tentativo, se non ci riesco provi te, perché se no non vorrei annoiare. Provo o ci riesco? Ci provi e ci riesci perché te sai. E invece guarda, vedendoti sbagliare è salito un... uno spettatore, tipo si sta spargendo la voce, ma ragazzi, no, ragazzi c'ho che l'idiota. È impedito totale. Venite tutti. È presente quando è uscito Cuphead che è uscito quel tutorial, cioè quel video... del giornalista che non riusciva a passare al tutorial, no. È la stessa cosa queste. Stai facendo... è il tutorial questo di Crash che non riesco... sì, d'accordo. Albe, mi stai facendo venire luce, lo so, cacchio, lo so, però non capisco la prospettiva, ma comunque salutiamo Fabio Calenza. Colenza o Celenza? Celenza, perfetto. Credo, queste cuffie mi stanno uccidendo, io prendo quell'altro. Aia. Primo sbaglio anch'io. Ah, perché io la prima volta che ci provo. Lo provi, dai. Salutiamo la Beringer, di cui abbiamo un sacco di prodotti. Aspetta, di fare... Se ci vuole sponsorizzare, aspetta, noi siamo contenti. Non lo guarderà mai. Sì, sì, sì. No, perché sai, perché così creiamo fiducia, no? Perché quando poi saremo famosi e gli scriveremo, gli potremo dire vai a vedere, vai, andate a vedere le nostre live vecchie. Già lo dicevamo, visto c'era una maschera lassù. Sì, ma non tanto nemmeno di prego. Si dice, guarda da quanto tempo che vi si fa pubblicità. Che scrive Medusa? Il personaggio di Crash fu renderizzato senza collo per risparmiare sul numero di poligoni. In questo modo gli sviluppatori poterono dedicarsi di più all'ambientazione. Maurizio Costanzo. Ah, pensavo l'avesse detto Maurizio Costanzo questa cosa. No, sbagliato. Sì, comunque Daniele si sta... fogando con le curiosità su Crash, a quanto pare. Sì. No. Tutta un'altra cosa, sente anche bene. Ti all'albi un po' anche a me. Va. No! Vedi Beringer, abbiamo un altro... un'altra scatola di cuffie, ne abbiamo anche un'altra. Abbiamo un tot. Oi, questo livello. No, aspetti ora. Aia! Ma dai, ma perché non salta una volta? Better Call Sauro. Raga, ma seri? Seri? Venite io a fare sto livello, allora. Guardate, mi fa mettere le cuffie mentre. Cos'è L? Ma sì, te l'avevo messo. No, aspetta. L è a sinistra. Ah, vabbè. Però baia così non sentirò mai te. Ma sì, mi sento.
La colpa delle cuffie. Sì, ora con le cuffie nuove non si può far lì perché si sente bene. Mi sono allora platinato sto gioco, secondo me non si farà nemmeno il secondo episodio. Quanto devi essere preciso? Come ha fatto? Sei passato attraverso! Regia, manda! Guarda lì, guarda lì! Sì, sei passato attraverso. Perché forse hai girato, non lo so cosa hai fatto. Ancora? Non l'ho visto. Lo vedi. VAR! Sì, vogliamo la VAR per vedere. Se sono passato attraverso. Che noi ce l'abbiamo la VAR. Ma se non è perché tipo ci passi accanto, ma siccome in 3D sembra che gli passi attraverso. Sì, però vorrei, sai cosa, che ci fosse un indicatore che ti faccia capire. Ma guarda, quando infatti salti in alto. No, ragazzi, io mi sto troppo trippando in questo coso. È qualcosa di assurdo. Sì. Sto trimpando con questa musichetta. Vai, oh mamma! Meno male, sono stati buoni, ci hanno messo il checkpoint lassù, se non era la fine. Me lo riguardo anche, incredibile, vai, così. Un applauso! Vabbè, però c'è il checkpoint. Ma durante l'applauso. Ma non senti i dolori? Non sento i salti, non sento, altro che. Si deve un po' di sudore. Ma il viso di Baia che si ipnotizza mi fa morire. In che senso si ipnotizza? Mi fa. Ma un po' scatti? No, 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 no. Ha spinto nel fuoco. Allora, vedi come si spinge nel fuoco. Non mi sento tanto bene, signor Crash. Signor Cortex. Vedi, vedi? Vedi anche la vita. Di poco, eh. No, 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 Baia, Baia, Baia. Se lo volevo fare non mi riusciva. Ho rischiato e Vedi che gli hitbox sono un po' falsi in questo gioco. Ma perché forse hanno tenuto quelli proprio dei, appunto, degli anni 90. Ha capito, ma Baia, Baia dalla Baia. Sì. No! Ma si può saltare senza il cosino di ci ha dato la maschera perché perché abbiamo 5 vite, tipo. Sai che abbiamo 5 vite, vero? E se finiamo le vite che succede? Non lo so. Mi sa che non conta checkpoint. Non conta i checkpoint. Quindi a modino. C'è anche. Ma no, non puoi sbagliare su salti. Ma guarda. Sì, perché non vedo dove cado. Ma posso partire? Questo parte subito, mi parte. Si può fare. No. Schianto a terra. Ora io mi serviva la maschera, no? Doveva arrivare l'imbecille lì. Mi piace come si rimpiccioliscono e spariscono i nemici. Per un attimo sembrava che volessi provare a saltare tutte e due cose di fuoco in un colpo solo.
No, no! Anche se lo tocchi in media. Infatti. Muori senza vite. Sì. Non fai il vino senza vite. Sì, ma io ho girato. Muori per le cose stupide. Ma ho girato! Perché non è morto? Difficili. Ma perché non è morto? No, io non voglio. Cuphead potrebbe essere un altro gioco interessante da fare in live. È la fine, è la fine, è la fine. No, io ho la vita zero. Ai, ma se c'è la fiammella, non deve ucciderti. Ma perché poi è venuta la fiammella sì, è ma il semaforo giallo. Capito, ma se tocchi quando c'è la fiammella non dovresti... Siamo a un'ora di live, a che livello siamo arrivati? No, non conto i livelli, ma comunque... A parte non è proprio un'ora perché abbiamo iniziato la live, tipo... È vero, un pochino molto prima, sì. Non molto, dai, 5 minuti, 10 minuti prima. Game over, quindi si riparte questo livello da capo. Oh yes. Sento il calore, ma comunque... Apri un po', apri un tot. Non è la sedia. Aia! Questo è il bello della diretta, ragazzi. Alti che frescura! Oh, ora ti puoi imparare a saltare ste cose intanto. No! Ma prende i tempi. Con Twitch puoi fare dirette con più postazioni di PS4? PS4 non te lo so dire, no, PlayStation 5 sì. Sì. No, a parte le PlayStation 5. Sì. Però devi avere due dispositivi di acquisizione della PlayStation, perché noi abbiamo l'Elgato che praticamente collega la PlayStation 4 al computer da cui mandiamo la diretta su Twitch. Sto parlando alla chat invece che parlare alla web, alla telecamera. Quindi in realtà in teoria basterebbero due PS4, due strumenti per l'acquisizione della PS4 e potremmo metterli in grafica due. Ma cosa servirebbe? Magari se vuoi fare tipo una cosa, te lo fanno a volte quando fanno le gare di speedrun, per esempio. Mettono tutte e due, entrambe le sorgenti, così vedi tutti e due i giocatori e ognuno gioca sulla sua. Però sapevi che Pesco è il record mondiale di speedrun di Shadow of the Colossus per PlayStation 2? Sì. È proprio nelle leaderboard, se vado c'è il suo nome. Sì. Lo cerco. No, torna subito, guarda. Guarda cosa è successo lì. Che non ho capito bene cosa è successo. Ma... Non so. Sei passato attraverso. Sì, ma non so il motivo. La dinamica di tutto ciò quello che è successo. Ma qui dice che il record è di un americano che ha giocato su PS3 e si chiama Neurotaco. PS3 è della PS2. Non c'è nessuno che ci ha giocato su PS2. Non c'è nessuno che ci ha giocato su PS2. No. Il tempo, vai! Ma metti pausa, scusa. Poi non c'è il tempo. È il tempo, impanicatissimo. Dov'è che parte devo andare? Di qua? Hanno scritto. Sui fuochi non aspettate, appena si spengono saltate che tanto va a meccanismo. Se guardate anche i bastoni con le punte vi impappinate. Attraverso la rosa ti ha spinto il tipo. Sì, erano, ma infatti i fuochi. Io pensavo che comunque ci puoi camminare anche. Invece subito scoppia la fiamma grande. Da che parte devo andare? Sinistra o destra? A destra, se consideri Shadow of the Colossus nel video di Clash. Clash Bandicoot e Clash Royale. Ah, ma quanto sguscia! Lui va a così. Io voglio quello che c'è.
Sì, ma sti giochi sono fatti che te puoi andare sempre. Ci ho provato. Il naso? No, gli occhi sono caduti stavolta. Abbiamo già una vita e non siamo ancora arrivati al punto che non ci riesce. Sembra che sono tanti i punti che non ci riescono in realtà. Ma non è vero. Ma ora, ora ci concentriamo. Io l'ho fatto. Ora ci concentriamo. Da ora. Da ora. Oh, oh, seri. Come a poi abbiamo 90. Ma io non devi morire, sei a zero, Deve, o pigli 10 mele o non devi morire. Perché 10 mele danno una vita? No, però sei a 90 mele, quindi 100 sì. Lo sapevo che faceva il salto morto. Oh, mei. Vabbè, dai, non sei arrivato tanto lontano. Questo è Aku Aku cattivo, quindi. Che si chiama? Deku Deku. So, super. Deku Deku? Non è vero. Come no? Poi ora faccio vedere come in diretta come è fatta la PlayStation 4. Dai, la PlayStation 5, però no, dai. Non riesco a prenderlo. Non c'è il patto di non divulgazione, che ci chiedono al canale se si fa vedere. Che non si può far vedere il menu... Ah, di gioco. No, il menu... Del ristorante. Esatto, quello proprio non vogliono assolutamente. Ma ti arrivo dove prima, dove siamo morti senza morire. Ma sì, dai. La più maschera. Difficile è questa alla fine. Questo salto strano, crash. Ma da quanto ho capito, nel secondo e nel terzo è un po' più controllabile, no? Sì, sì. È il primo che è proprio fatto... quello, no, dove siamo morti. Cioè, non proprio questo, sì, però... questo pezzo. Uka Uka, si chiama. Ah, quella maschera cattiva. Può darsi, ne ho idea. Ma dai, ma c'ero sopra. Stiamo inciampando malissimo di sotto. C'è che fa? Sogniamo. Ma questi per esempio. Oh. Vai. Che poi è palesemente Kerry quello, non è un falotti. Qui siamo morti comunque. Sì. Fatta apposta, ah, perché proprio... non c'ho voglia, cioè più che non c'ho voglia non ce la facevo. Non volevi non morire. E allora si fa un po' di vite, boh, davvero. Lo sai che il video di FIFA è quello più ancora visto. Più visto. Quello sai perché? Perché è stato sul pezzo col fatto dei mondiali, ha attirato probabilmente. Mentre su YouTube del canale quello più visto è quello l'ultimo fatto, Shadow of the Colossus. Ah, perché vengono visti comunque, cioè qualcuno che li guarda anche in replica. Quanto pare. Ah, ottimo, tutto di guadagnato. Tutto il nome di quarta parete che gira nell'internet. Poi il secondo canale, e qui è il punto dove abbiamo sbagliato mille volte. Il secondo canale è ancora senza una grafica, c'è la Q, tutto il coso. Intanto però ve lo diciamo, praticamente le live passate sono visionabili per 15 giorni su Twitch, giusto? No, per un mese, perché ancora c'è mesetto, su ancora Twitch. C'è quello dei mondiali, quindi. Poi mano a mano verranno cancellati in automatico da Twitch, ma noi le ricarichiamo su un account, su un canale, mamma mia. Su un account fa così.
di YouTube, secondario a quello nostro principale. Siamo a Quarta Parete Gaming. Che voglio cambiare il nome comunque. Vuoi cambiare il nome? Archivio Quarta Parete. No, proprio. Non ti piace, non ti piace gaming. Tipo Quarta Parete Arcade. Qualcosa. Non lo so. Vabbè, gaming è troppo. Troppo generale. Vuoi dire qui facciamo gaming, venite qua. Quindi comunque le live, anche se ve le perdete, dato che abbiamo iniziato parecchi giochi, quasi ogni sera c'è un gioco diverso perché... Stiamo un po' sperimentando. Stiamo sperimentando sia come formazione proprio di chi è presente durante le live. Quindi se vi perdete qualche puntata, soprattutto nei giochi con la trama, tipo Resident Evil, Shadow of the Colossus... Allora, ecco, ricordiamo intanto le formazioni... Io ci sono ovunque perché la casa è casa tua, quindi sì. E le formazioni per ora sono con Shadow of the Colossus, Pesco, con Crash se l'ha preso Baia, e Resident Evil 7 se l'è preso Medusa. Il forestiere. No. Sì, Medusa. Mentre il forestiere per ora sta facendo FIFA Isaac, che sono quelli senza trama, che ogni volta si può cambiare ogni volta. Sì, anche Crash in realtà è un po' Crash ormai perché... ce lo portiamo in fondo. Esatto. Ok, ce lo portiamo in fondo. Come si potrebbe fare anche con Isaac, visto che c'è finiraio Alex, Isaac dai. Isaac è un po' più difficile. A parte forse Rebirth è un po' più facile finirlo, dai. Ma anche se non si platina, intendevo... Sì, giocare a quello. Sì, uccidere sarebbe interessante... la mamma, il cuore di mamma Satana è finito, nel senso. No, però... Vabbè. Sai cosa sarebbe interessante fare quando... avremo proprio il modo, magari appunto, di attrezzare bene uno studio. Fare i giochi da tavolo in live. Madonna. Spettacolo. Si gioca leggendari, la gente con non una telecamera puntata sul... dall'alto, puntata sul tavolo. E provare i giochi da tavolo. Lì c'è ancora Bruti, per esempio. Non ci si è più giocato. È più bello. Che era molto bello. Sarebbe da riprendere. E a novembre me ne arriva anche un altro di gioco, però non dico ancora cos'è. Dai! È una sorpresa. Sorpresa sia per te, perché ti potrebbe interessare, e sia per tutti gli altri, perché appunto non l'ho detto che il gioco ho preso, però arriverà verso novembre. Vai bellissimo a, gioco da tavolo. Ah no, pensavo fosse la fine di bello. No. Bellissimo gioco da tavolo live. Infatti potrebbe essere appunto bellino da vedere, no? Un gioco da tavolo, sia quelli più classici... sia quelli appunto un po' più di nicchia o più particolari basati sulle cose che ci interessano, tipo appunto leggendari. Come si fa? Come si fa? Basato sulle cose Marvel, sui personaggi della Marvel. Ho provato. Ho proprio mi sono caso in mano, ho detto no. Mai fallo su Clash. Sì, vabbè. Clash of the Titans. Esatto. Io ho giocato a Crash il dominio sui mutanti sulla Wii. Che è praticamente una cosa che non c'entra niente con Crash Bandicoot, perché è... A parte che è in 3D vero, non è... Cioè, nel senso che vai proprio a giro. E poi devi montare su questi mutanti, colossi... No, c'erano due giochi, c'era il dominio sui mutanti e il dominio sui colossi, tipo... Che te gli monti sulla schiena e li comandi, era stranissimo, non c'entrava niente con il Crash classico. Però era carino. Ma è quello che avevamo fatto il redesign con i tatuaggi sì. E questa. Sì, mi pare di sì. Il redesign è così, no! Così l'ho fatto, no! Prendendo down. Non credo ci sarà cosa? Il modo. Ci sarà il modo di non prendere down. Sì, devi partire quando c'è il fuoco grande. Ah, che si spenge. Che si spenge mentre sei in aria. Vai là. No! Diciamo che gli tesco un'avventura grafica. Sì, infatti. Questo volevi fare prima. Si fa una cosa di matematica. Si fa il gameplay di Brain Train. Professor Layton. Un altro gioco carino che sarebbe da fare, che ho preso di recente, è Captain Toad su Switch, perché è molto... Anche lì non c'è il limite di tempo, no? È tutto esplorativo, ci sono i puzzle da risolvere, quindi... Magari è interessante da vedere per voi che guardate a casa, perché è più coinvolgente. Perché qui intrattengono i nostri fallimenti più che altro, oppure le nostre giocate epiche. E mentre lì intratterrebbe proprio il gioco sul fatto appunto che ci sono enigmi da risolvere, potreste darci una mano se ci sfugge qualcosa, così. Potremmo provarlo dopo Crash o comunque più avanti. Visto? Sì, ho visto. Tempistica perfetta.
si può andare lì sopra sicuramente. Non credo. No, no, sicuramente quando c'è da farlo con la prova a tempo. Per non perdere tempo bisogna andare lì. Quando l'ha fatto Emanuele a finirlo. Tanta pazienza. Quante volte cadrò qui ora? Una. È una cosa che ho sbagliatissimo. E poi bisogna aspettare che tutte. No, ma no, sì, beh, ma perché. Guarda, ti hanno scritto. No, no, no. Questo livello non ne posso comunque più. Se volete condividere la live con i vostri amici, con chi pensate gli possa interessare, noi siamo più che contenti se lo fate, perché ci divertiamo di più noi e di più voi, più gente c'è ovviamente, perché più gente commenta, più noi siamo attivi, più siamo intratteniamo, diciamo, perché sennò a un certo punto parliamo da noi, no? Che ci sta anche. Siamo alla fine livello? Quasi. Circa. Cioè ci siamo ma non ci siamo. Che caduta. Crash perché hai scelto legnate per terra. Meno male che non muori quando ti schianti, perché sennò era la fine. Sai quante vite si era perso prima quando giocavo io. Ma guarda quanto lontano devi andare senza sapere se hai premuto bene il tasto. Quindi se non sei schiantato. È vero. Dai, veloce. Poi c'ho tutte le dita sudate. Sì, sì. Dai! Che tocchi? No, sto guardando i dati della live, non ti preoccupare. Ma quando va platinato bisogna anche raccogliere tutti i frutti? No. No! Non credo. Qualcosa mi dice di sì. No, i frutti servono solo per le vite. Per le vite? Mm. Come le monete in Mario, diciamo, dai. Oh! Ragazzi, è finito questo livello dopo 20 minuti che siamo bloccati su questo. 20 minuti, anche mezz'ora forse. Sì, ma questo è difficile. Sì, Armor, non hai visto prima Baia? Quanto ci sono stato? A metà di questo livello. Questo fa cascare le cose delle cuffie. Non hai idea di quanto sono stato. Infatti l'ha dovuto far lui perché. È toccava a lui. Non mi riesce, sono proprio impedito. Abbiamo cambiato isola. Ah, meno male, dai. Proprio impedito questo gioco. Dove vuoi? Ah, proprio... The Creek era quella che dove serviva c'era... il... C'era adesso un diamante qua. Questo è deficiente. Ma sì, è vero. Alex, spamma un po' su Twitter la live. Te che c'hai... Un milione di follower. Palle sti livelli con l'acqua e la prospettiva. Cioè, stava benissimo questo confronto a quello di prima. Ma capisco meglio. Io quelli verticali non li odio. Io capisco meglio la prospettiva. Se così voglio questi. Siga, voglio questi io. Guarda lì come li faccio tranqui. L'hitbox è sbagliato. Infatti, questo. Infatti. Con la scimmia ora muore con. Come funziona? Nel muso anche quello. No, perché non mi avete invitato, bastardi. Perché non l'hai invitato? Domani pomeriggio ci sei, Alex. Ora condividi. Domani pomeriggio io sono tutto il giorno libero e chi vuole... Senza fare nomi. Può venire a twitchare. Ma se il pesce mi salta quando c'è la foglia, io ho cosa da...
Vabbè, verso i pesci non fanno sti versi. No, gli va un po' d'acqua di traverso, non fa. Non si fa così qua. Non fare il pesce. Lo sapevo, lo sapevo. Esatto. Fa così il pesce. Sto per morire. Cosa dice Aku quando prendi danno? Aproveca. Ti infama in Swahili. Il pomeriggio ci sono 40 gradi in camera tua, ci stai te. Magniamo, non fare... La pussi. Come diresti te, tra l'altro. Si scivola. Ci vede domani Alex alle 2. Minchia. Sono anche solo in casa. E anche allora che fate se siete solo in casa? Le live... Zozze. Sabato pomeriggio zozzo. Fa l'evento sabato pomeriggio zozzo. Su quarta parete. Ho come fare anche meglio. Il gargarozzo. Sciacquarti il gargarozzo. Ha premuto! Ogni volta che devo bere. Lui muore. Ogni volta. 3 ore sta foglia. Penso anche questo quando va platinato che bisogna fare in modo che le foglie siano sempre al punto giusto. Ah, ma quella non è quella viola. No. Praticamente quelle rosse si chiudono, si dopo, chiudono che ci sei saltato. Dopo che ci sono saltato, le viola vanno a tempo. Sì. Rischiato qui, eh. Non dovevo! Maledetto livello! Pazzo, vai, tira! No, scherzo, è peggio bello, confronto a quello di prima. Ho sbagliato! L'ho fatto io prima! Stessa cosa, dai! Ma perché siamo distratti dalla live! Te sei distratto dalla live! Comunque tipo questo è uno di quei giochi che da solo non farei mai perché mi viene il palletico dopo 2 volte a rifare le stesse cose. Mentre così una vita per uno in live va bene. Ma ci sono tantissimi giochi che non giocherei mai se non tipo in live o con qualcun altro. Perché mi spallo dopo un po'. Non sono per la costanza, per la... No. Ora. Pesce, astuto pesce. E andava Andanovic. Io andavo. C'è spazio per Andanovic. C'è sempre spazio per Andanovic. Anche su Clash. Perché dico Clash? Se ne va a Baia. Te va dritto, non te ne fregare. Delle mele. Non te ne fregare. Bisogna finire i livelli ora, bravissimo. Quella è fregarella o no? No, non credo. Anche qui ha fatto un po'. Potete fare una live di 24 ore con tutta la vostra serie di giochi? Vai, non ce l'hai, le nutrienti tuffi. Ma poi proprio sicuro io, via. Devo fare una live di attore in tutte le... Non ho capito bene. La vostra serie... Ah, tipo che giochiamo a tutti i giochi che abbiamo iniziato in live. Guarda, in realtà le live di 24 ore sono popolari su Twitch perché le fanno spesso per tipo maratona di beneficenza, cose così, no? Con le donazioni. Tipo invece di prendere le donazioni per te... Una volta ogni tanto fai una live di 24 ore e tutte le donazioni le dai in beneficenza. È una cosa che va molto. Quindi magari più avanti, quando saremo più avviati con il progetto, potrebbe essere interessante. Ci diamo i turni e streamiamo 24 ore. Facciamo un calendario proprio con tutti i giochi, così ognuno guarda quando è interessato. Peggio bello. Ora ci puoi andare. Ho paura però. Sì, è. Ah.
Incredibile. Bravissimo. No! Non lo farò mai più quello di prima. Zero vite? No, è quelle che hai preso, vedi, ah, le okay. Sommano. Non è così facile. No, perché non vedi dove sei. Sei fuori dalla visuale, non è facile capire di quanto muoversi. E niente, è già tutto bruciato. No, no. Ma perché torni indietro? Perché... Vai troppo avanti. Voglio andare... Voglio prendere tutto. Comunque, vorrei far vedere che l'accrocchio per streamare, per avere entrambi l'audio. Tanto l'accrocchio ci chiami uno della chat. Allora, Armor, sei un accrocchio. I tormentoni di stasera sono... Accrocchio. Schiare. Schiare. Andiamo. Crocchio, domani ce ne siamo già dimenticati. Sì. Perché torni indietro? Perché c'era la scatola da rompere. Bloccati a un livello bonus, raga. C'è un nuovo commento. Vero niente. Meno male che si può fare all'infinito. Yes. È questo. Ho fatto tanto a crocchio. Questo è difficile, non sai quando si rompe. Vai, vai, ah. Oh yes. Ragione vista il protagonista che arriva dall'amante. E quello e il cattivo lo ruba e lo porta da un'altra parte. Tipo in tutti i videogiochi di questo stile. Era infatti un... Era come si dice? Retorico. Come te. Sì. Retorico. Sarcastico, to. Ma non è sarcasmo. Non mi ricordo mai la differenza tra... Ironia e sarcasmo. Ironia e sarcasmo. Mi ricordo anche quando si studiava a scuola... Misi tantissimo per... Finito il livello comunque. Ah, andata bene, dai. Molto meglio di quello di prima. Due casse sole abbiamo mancato in questo. Dai, sono il meglio. Ma già sono io. Chi era questo? Ripperù. È un boss? Perché li toccano sempre a te i boss? Meno male. Solo ci si sta... Però io non so come buggare. Questo mi sembra che tipo si può buggare. Mi pare di aver visto tipo un video che questo si può buggare in qualche modo. Però non mi ricordo come. Cosa fare? Devi saltare sulla TNT. Tanto lo è saltato. Quando lui è vicino. Si è sentito un palloncino che rideva fuori dalla finestra. Un pellicano. Hai letto palloncino? Sì. Ma sono lontani da ciò. Vai, devi farle toccare le TNT, mi sa, e quando lui è vicino, sì. Oppure no, perché tanto le avevamo fatte 3, 2, 1. Più che altro non so lui dove vuole saltare. Salta anche in diagonale lui. Ah, te le fermi. E niente. Basta, a parte che bastano 3 hit, però è complicato questo. Più che altro... Pellicano dove? Poi noi non si sente perché abbiamo le cuffie, quindi... Non viene mai, lui non va mai in quelle tre laggiù, tipo. Oh, visto, visto. Tento! Ora lo uccido, io lo uccido, gli faccio del male.
Segui la tua strategia, cioè. Comunque è più normale che ci sia un pellicano che le arpie, fucecchio, dai. No, non volevo che... Comunque sì, bisogna stare sempre, sempre laggiù e mandare... E prenderle quando vanno nel mezzo, sì, che sì, tanto sì, c'è più possibilità che vada nel mezzo la scatola. Guarda, schio. No. No. Vado, non l'avevo fatto prima io. Dove sono caduto? Non me l'ho visto. Quelle ore che ci penso, i pellicani ridono. Sì, sì, sì. Alla grande, ridono di noi che sbagliamo i livelli. Cosa è successo? Che ha detto? Barbara. Barbara. Esatto. Boschi. Ma qui ci abbiamo le vite. Sì. Che tanto è... Poi detto proprio nel momento. Tanto è utile qui le vite, nel senso va bene. Game over, cominciamo. Sì. Ah, c'è il video. C'è la cutscene da rivedere. Cutscene, chiami qualcun altro. A crocchio. Esatto. Mamma mia. No, 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 no. Scusate. Dove sono? Che ore sono? No, guarda io dove sono. Ma... Era questo il bug? No. Quello penso sia voluto. Per non farsi prendere dalle esplosioni, magari. No, no. No, questo è... Questo boss è... Ma magari sarebbe anche semplice, ma... Sì, vabbè... Magari sarebbe anche semplice, ma non lo ma è. Ma non lo è. No, sì, lo è, ma diciamo noi che siamo impediti. Sono troppo vecchi per i giochi che si giocano da bambini. Si può dire Crash Bandicoot sopravvalutato? No. No, non si può dire su Twitch. No, ma non è che non si può dire su Twitch, non è vero. Ma dai, ma se io salto, perché va in diagonale? Lui salta sempre in quelle tre, guarda. Game over. Se dico no, che succede? Non voglio saperlo. Ci hanno dato la vita massima, guarda. Perché facciamo schifo, proprio facciamo schifo, schifo. Appunto. Ma non serve a niente che ci danno quello. No, fatti, in un livello dove muori perché cadi. C'è qualcosa. Dove vai? Dove vai? Se ne va? Me ne vado? Me ne vado. Bravissimo. Troppo presto. Troppo presto anche questo. È che ho paura a saltarci mentre iniziano a muoversi perché... Sì, per questo. Per questo, infatti. Dai, era anche perfetto. Ovvio. No, va colpito subito perché sennò scoppia dopo. Tipo questo è perfetto. Questo forse è troppo tardi invece. Ah no, però ha cambiato pattern lui. Vedi, ora è in quelle, quindi... Questa è la volta buona, me lo sento. Secondo me devi aspettare, no, che lui, devi cambiare il ciclo. Sei passato attraverso palesemente. Sì, comunque è successo.
Sai, stasera non c'è nessuno di nuovo. E non c'è nemmeno... Bici. Bici, bici bash. Vedi, 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 bisogna aspettare che lui sia... No, troppo presto comunque. No, anche questa è sbagliata. Sì, secondo me questa è la strategia migliore. Aspetta che c'è una lì, una lì, una lì. Sì. E poi fare schio, schio, schio. No, e tipo, ciao. Questa è per... Se, ma il problema è che partono sempre. Guarda, mentre lui è di là. Allora devo attivare questa di qua. Guarda. Non lo fa partire però. Perché hanno scritto chi? Che vuol dire chi? È chi cosa, Armor? Fatti, non potete fare le domande come chi? Perché come chi, come Pingor, perché... Che faccio ancora in questo cassetto? No, sì, no, non so dove sia. Però se scrivono premere triangolo per saltare, la gente poi fa così. Non è vero, la gente non è idiota. Insomma... Fatto colpire dal cane che non ci aveva mai colpito. Due volte ti sei fatto. È perché volevo fare. Sfruttare il fatto della maschera per fare il mio piano distruttivo. Stasera non c'è nemmeno chi. Ah! Bici Bash. Il nostro ammiratore. Abbiamo un fan su Twitch. Bene. Ride. È tipo Joker, infatti è pazzo. Sì. Non ci credo che non va mai in quelle, bravissimo, vai. Basta, basta. Ma basta niente. No, basta, ora lo faccio. Vinco il gioco. Tanto fa sempre la stessa sequenza, quindi... Però ogni volta che viene colpito cambia la sequenza. Quindi ora non viene qua. Ora. Ah no, ora cambia la sequenza, sì. Viene qui? Sì. Impariamo questa sequenza. Stai nel... Ah no, vedi. Aspetta. Fa ta ta e poi mezzo. Fa un triangolo. Fa un triangolo, sì. Ok, allora... Conviene stare qui o qui, sì. E attivarle quando sta per saltare, esatto. Su questa. Tipo ora. Forse è troppo presto, sì. Ah, puoi stare anche fisso lì, eh. Sì, ma c'era la bomba ora da andarmene. Ah, ok. Oppure. Ah no, ma questa sta ferma ora qui. Sì. Poi come fanno queste casse a stare ferme con l'acqua corrente a partire solo quando... Ok, ora vediamo come cambia di nuovo il cioè, passo. Cioè, bastava ragionarci un attimo, eh. Ora è... probabilmente fa tutte le diagonali, sì. Ok, quindi... Non passa da quella, da quella, da quella, da quella è il centrale. Il centro, sì. Dove sei? Ah, questa è facilissima, tipo io faccio... Aspetta, attivi quella, ora... No, forse è troppo presto. Sì. Mi cavo che io sono qua vicino, però. La devi attivare quando sta per saltare su quella. Tipo, ora. Ora lui fa tutto il giro. No, forse è troppo presto. Allora quando è su quella... Cosa faccio? No, no, no. No, no, andava bene, andava bene. Bastava che stavi su quella
Sì, è la stessa cosa. No! A te, allora, attiva questa quando lui è qui sopra. Ma non c'è... Attiva quella, vai. Va bene anche quella. E tanto è sempre una volta di qua, una volta di là. Allora, quando sta saltando via da quella. Quando è in aria per andare a quella. Ora! Vai, questo dovrebbe colpirlo. Oh! Che agonia, che agonia. Tanto non c'è nemmeno un pesce. No, magari c'è il ballettino che fa sempre, però non si può vedere. Qui vedi, ora siamo, ci siamo abituati al platform generale di... come si dice? Quando vai a dritto. Non ti preoccupare. Ma così dovrebbe essere, nel senso. È forse un pazzo? Ma è cos'è? Computer, dove sono? Pazzo. Perché che è venuto scritto? Vuoi consiglierai Windows 10 a un amico familiare? Mi sembra il momento. A parte che qui non posso... No. E là può? Vado di qua o di qua? Puoi andare là. Questa è la strada e qui... Credo che sì. Era... per prendere la maschera. Ok, ottimo. Qui mi sa della cosa più difficile del mondo. Che paura. Il fatto già che mi danno 3000 vite e noi ne abbiamo 5. Mamma mia. Tipo... no. Mi sto facendo tante domande, tipo ti buttano fuori subito? Sì, sicuramente. O poi... ti fa danno? No, non dicevo danno. Ah, puoi saltare? Che te, per esempio, vedi? Ti spostano piano. Ah, ok, non quindi, è istantanea. A parte ora capito, che sei stato impassibile. No, no, però ho capito, ok. C'hai comunque un, magari un mini attimo per... Bravissimo, a chi l'ho fatto? Sì, ma... cosa vuol dire che qui non ci puoi andare, scusami. Io devo iniziare a giocarlo con le freccette e non con l'analogico, sto gioco. Io andrò a giocare al 3. Poi si fa anche Crash Team Racing, quello ci ho giocato tanto invece. Che deve sapere la cosa. Ho preso tutti i pipistrelli. Ah, ma questi tipo. Che la Naughty Dog fa 3 giochi di una serie e poi fa quello Racing, no? E quindi dopo Uncharted 3 dovevamo fare Uncharted Racing. Non l'abbiamo fatto. E ora però, magari dopo The Last of Us 2, c'è cioè The Last of Us 3 e poi The Last of Us Kart. Deve essere proprio così. The Cart of Us si chiama. Uncharted. È perfetto, vedi, fanno tutti i titoli perfetti per fare le cose con i go-kart. Cos'è questo cubo dimensionale cosmico lì? Con la testa strana di prima, guarda, l'assistente di New Cortex è quello. Fregarella questa. Sì, infatti. Chi se l'aspettava? Poi i due pistolini per far vedere dove inizia e dove finisce. No, ora cominciano queste cose. A me la rimane lì, me frega. Che so. Anche te rimani lì. No, perché ho visto la vita e ho detto, ah, voglio provare a saltarci sopra. Ma invece. Lo sai che forse c'è un'altra cosa oltre la vita che ho visto grazie all'ombra? C'è un'altra cosa oltre la vita, sembra tipo che dopo che muori c'è il paradiso. Sai, c'è un'altra cosa oltre la vita. È che nel mondo di Crash, paradiso confirmed perché... ogni volta che muori comunque guarda,
l'ombra. C'è la maschera. Salta da qui. Aspetta, eh. Ora potresti anche non farlo. Salta. Ora, ora. No. Scappa! Vedi, può tornare sì, dentro. Sì, sì, sì. Sei per caso un amante del rischio, vai. Sembra di sì, ma non voluto. Vedi, paradiso un film. C'è altro dopo la, oltre la vita. C'è altro oltre la vita. Che noi è, sempre... è più vicino al muro, tipo. Ho provato a fare le tue pazzie, riuscendoci, dai. Se arrivano altre tre persone facciamo il nostro record di persone online. Cioè, eguagliamo il nostro record. No, già contato. Mi serviva forse quella cosa? No. Ma non mi possono fare queste cose. Aia! È proprio perfetto! No, ma ha morso qualcosa al piede. Un gatto che è passato. Un facevo un pellicano che rideva. È cattivissima questa cosa. Poi quanto stretto lo spazio dove camminare. La tempistica apposta per farti sbagliare se andai facendo salto, guarda. Vabbè. Soprattutto i Maya inventavano queste cose. Sì, sì. Se sapevo inventare queste cose ci credevo che finiva il mondo nel 2012. No, qui non c'è la pedana. Troppo presto salti, troppo presto. Aia, meno male c'era questa cosa. Addio, mi trascinavo nel fuoco. Tra poco Alex ci offende. Non mi interessa, ma comunque. Sì, questo è un altro punto in cui potremmo stare. Alla manca un quarto d'ora più o meno. Allora non ci sono saltato ora, aspetta. E noi abbiamo il VAR. Ora, ora. Manca tipo un quarto d'ora alla fine e probabilmente arriveremo a fine live che saremo ancora a questa schermata. Ti fai fregare dal ciclo delle piattaforme. Il ciclo mestruale delle piattaforme. Nel mezzo inglese. No, è Esperanto, è plattaforma. Com'era il bagno per uomini? Esperanto. Veria. Necessoi forveria. Mamma mia, cosa hai fatto? Niente, sono qui. I trick. Aspetta! No, perché devo riprendere il tempo. Comunque vedi a livello. Sì, ma questo. Prima di arrivarci. E ci sono le tre scatole per Sony che là dietro. Sono ma qua. No, eh. Aia! Non ci credo! Ma qui ci sarà da qui, guarda. E tra l'altro questo me l'hai regalato te e tutti gli altri al mio compleanno. Dove sono? Prova Crash Bandicoot. Prova. Stai tranquillo. Ma per questo è solo perché ti agiti. Eh sì, perché punta su quello. E devi saltare e risaltare, cioè ci... Ma cosa fa? È il peso? Sì. Allora basta saltare in quella nel mezzo. Sì. Oppure saltare e risaltare subito. Quel mostro lì, palato. Palassi. E io vado lì e salto, sì, salta addosso, perché sì, è uguale a quell'altro. Ti plana addosso. Ma perché ci fanno andare in là? Ma c'è bisogno del... Semi 3D in questo gioco. Questo gioco mi sta facendo smattà. Bravissimo. Ho fatto. Questa è tutta colpa del semi 3D di sì, sto gioco.
Zero vite, hanno tutti i più alti. Quella mela in mezzo. Vai. Spacco il joystick. E ripartiamo da questo livello incredibile. Cioè, questo è l'ultimo livello che si fa stasera. Sì, sicuramente. Però sto City. Che bello questo livello. Cioè, in questo livello ci sono sia il livello bonus di Coco che dell'assistente di Neo Cortex. Quindi ci sono 6 facce da trovare. Eh sì. Nascoste. In questo che però non si possono fare alla prima run perché bisogna sbloccare, esatto, quei cubi bianchi. Quindi anche senso prima finirlo normalmente, sì, sì, poi. Sì. Probabilmente quelle di Coco sono prendibili da subito e quelle dell'assistente alla seconda playthrough. In NG Plus. Si può dire? Oddio, mi spostano. Ma è possibile che una volta fatto il livello ritorna al punto dove siamo senza problemi? Perché comunque si è preso la mano. Comunque il suono che fanno quando le lanci via è bellissimo, perché è proprio il suono classico di quando nei cartoni volano via le cose. Presente con Pupanda la scena che fa i miei vecchi rivali, le scale, i vecchi rivali, sti cosi che non hanno un nome. Piattaforme semoventi. Guarda lì, questa è velocità da speedrun. No, volevo risalire subito sopra. Collisioni stranissime in questo gioco, che a volte sembra di passare attraverso le piattaforme. Aspetta, prendi il tempo. Non prendi il tempo. No. Ma perché? Con quale criterio a volte si schiaccia di faccia e a volte fa ce la posso fare. L'hanno proprio smesso di commentare perché hanno detto vabbè, c'è proprio speranza stasera, non meritano nemmeno commenti. Se fai con calma, cioè, subito. Mamma. Questo sei cato, perché non salto ma, subito. No, perché quando salti e giri subito muore. Come questo, guarda. Salti e giri. È uguale qui. Voglio vedere. Ma guarda. Ma spinto. No, ma ha spinto lui. Io mi sono cato. Cosa fai? Facciamo vedere ai nostri amici hitbox quanto è sbagliato. No, vabbè. È calato, però ha funzionato. Bravo. Sì, qui quante cose da calcolare c'è. Che sicuro ripassa. Ma... Si poteva aggrappare. O è un marsupiale. Si poteva agganciare. Marsupiare. Sì, è girato però. Salta e gira sul posto, sì. Non gli andare addosso a lui che ti sposta. Zero vite comunque. Quindi è inutile che ti dico le cose da fare. Perché finirai il livello. Mamma mia, quanto è sembrato la morte. No, qui devo capire. Ma che devi partire appena... Ora. No. Ora. Over. Ultimi 10 minuti. Ce la faremo? Sì, questa è una sfida con noi stessi.
con noi stesi. Distruggi tutte le casse senza morire per ottenere una gemma speciale, c'era scritto comunque. Gemma del sud. Più speciale di lei non c'è nessuno. Xadesh, bravo! Di tanto parla in una lingua incomprensibile. C'era un po' di grasso su quella piattaforma. Cosa fa? Amante dei rischi. Sì. Si è cazzo anche Crash che ha fatto. Ah, dove sono anche qui delle vite? Come si fanno a prendere quelle? Saltando in testa a... Eh sì, per forza. È la prima volta che faccio questo pezzo. Perché sono troppo bravo. Ah no, perché è possibile morire qui. Io me la prendo proprio con calma, guarda. Non frega niente. Tanto cadrai. Dopo, quando ci sono tutte le cose... Io provo ad andare su quello, eh. Ma perché? Tanto non ce la fai in tempo a tornare su. Sai che ha tempo, ah, quello. È tempo quello? Ah. Per prendere la casa, la cosa su. Ah, per prendere quelle scatole là dietro. Sì. Forse non è a tempo. Sa di no perché... No, non dovevi roteare comunque, hai lasciato anche le mele. Perché non dovevo roteare? Perché c'erano quelle che rimbalzavi. Ah. Poi è fatto strano che sembra che non l'hai colpito. Sembrava anche che il ponte non... Sembrava anche che il ponte non facesse più... Però forse è sembrato a me. Quindi anche quella bianca di là, probabilmente ci siamo persi la scatola col punto esclamativo che la sbloccava. Chissà dov'è, chissà dov'è. Troppo presto, troppo presto. Ho voluto anticiparlo. Ragazzi, il Mac Steam non mi va un cazzo, un giochino bellino da poter scaricare da internet. È troppo generale, dici un po'... Cosa ti piace? Credi che ti piacciono gli open world, però un giochino che ti vada sul Mac, non so, non mi viene in mente niente di... Cosa ci potrebbe essere? Su Mac sei più te l'esperto, hai giocato ma tutto il tempo su Mac. Ma di giochi, cioè, alla fine... Sì, oh, mamma. Sì. Studiali questi, come prima col nemico, studiali, devi studiare. Cosa ci potrebbe essere su Mac che funziona, che è carino? Va bene qualsiasi cosa, mi sto annoiando. Su Mac c'è un emulatore carino, OpenEmu, dove puoi scaricare giochi di console passate. Vai a non parlare, è l'ultima vita.
Ah, fa un altro giro diverso ancora. Prova Flash Game su Twitch. Ho giocato fino ad ora a Code of War, ma è monotono. Non so. So davvero se metto. Code of War. God of War, forse. Code of War. Ma cos'è? Era un rip-off di Call of Duty. Ma perché scriva tutto in caps lock aggressivo? Fatto colpire dai pipistrelli. Vai a... mi sa che è inutile che... ci vuole riprovare. Dai, vediamo dove arriviamo. Che secondo me siamo a fine livello, io te lo dico. Ma sicuramente. Pazzo proprio, impazzito. Sì, proprio, almeno me ne frega un castello. Si vede. Ma Flash Game mi è piaciuto. Che poi il Code of War potrebbe essere... Che sembra che devi scrivere le linee di codice per fare la guerra, Code of War. No, no. Mica so te. Una cosa in giapponese, tipo, mica so te, esatto. Che vuol dire la live sta per finire. Ho ucciso i pipistrelli. Bravissimo. Bravo! Ah, no, lo volevi fare. No, non volevo farlo. Ah, con la punta dell'occhio ho visto... Con la punta dell'occhio? Con la punta dell'occhio ho visto muoversi come se ci fosse un gatto lì, un tribal. Guarda quello che mi aspetta. Quello è proprio lì che sta lì e fa salta, vai, salta, vai. E poi si scende. Ogni volta questo mi vuole fregare. Come questi ogni volta mi vogliono fregare. Ah, ora, da quando salirò su quella lì non cadrò mai più. Comunque il punto... Cosa levi? C'è un commento. Comunque il punto esclamativo dovrebbe attivare anche la scatola fatta con i tutorial base di Cinema 4D dell'inizio. Ah, che ti dici che dobbiamo attivare quella e poi tornare indietro a prendere... Sì, ci sta, Comunque sì, è vero, è la scatola base di Cinema 4D quella. Non sono caduto, Non sento le cadute, ma comunque. Ricordi cosa ti ho detto? Sì, sì. Non toccherò il suolo, non mi frega niente. Tanto con questa scatola non c'è più una mela. Ci hanno voluto bene. Però adesso c'è sempre una mela. Sì. Ci vogliono aiutare a tutti i modi. Fra poco ci danno l'immortalità, però. C'è scritto livello superato. Ma non ho finito, non importa, dai. Che ti ho detto? Tranquilla. Ma se devi morire sempre a... Cosa ho fatto? Quante vite? State buono. Me l'hai mandato in faccia, me l'hai mandato. Insegna gli angeli a stracellarci per terra. Forse a sfracellarci. Sì. È il mio momento. Questo non riesco a capire. Questo è facile, è quello che ha due cicli diversi. C'ha questo ciclo qui, che è, e poi c'ha questi due insieme. Quindi te devi andare.
Mamma mia. Non dovevi andare così, ma hai fatto bene, non si sa come. Una vita, sì. Se lui è vigliacco, lì va. Gli devi saltare in testa per prendere la scatola. Non me ne fregava niente della scatola, sinceramente. Okay. Abbiamo anche un'altra maschera. Sì, vabbè. Fermo. È passato un biplano fuori dalla finestra, l'ho sentito. Forse è finita. Un biplano, poi c'ha l'orecchio per capire se era un biplano o un monoposto. Oh sì. E lo bonus? Sì, ti prego. Sportiva? In che senso sente? Sente i suoni, ma comunque. Come faccio a sapere quando... Non si sta capendo. No! È impossibile. Ci sta contento. Interessa le vite, sì, sì. Abbiamo preso 3 vite. 4 forse. Dai, finiamo questo livello e poi chiudiamo la live. Sì. Che siamo, mi sa che è precisi, finito. A 2 ore, sì, sì. Speriamo sia finito almeno. Un tot. Beh, di vite. Bello come il primo livello sono tipo 25 secondi. Questo saranno. Cos'hai fatto? È lui che respinge. Ah, ti ha respinto. Dietro le spinge. Da davanti, forse. Questo sono io che non ho pazienza. Una vita. Non frega niente, vedrai. Va bene. Anche lì c'è un cubo di cinema 4D. Ma questo come ti aspettava proprio? È inutile che ci vai. Ma che non voglio quello. Ah no, guarda, c'è anche qui un punto esclamativo. Che è da prendere con saltando in testa a lui. Dove sei andato? Spingano. E dove sei andato? Spingono, che devi dire, non spingere. Ma dove sei? Non aspetta, guarda. Si finisce le vite qui ora, che siamo alla fine del livello. Pigliano le mele! Non le pigliare ora! Dove vai? Ma spinto! Ah, sì? Sì. Cosa ridi? Dove vai? Stavolta non ha nemmeno spinto, da direttamente ucciso. Mai? Allora tu mi dici perché mai? Perché ha detto, ah, non spingo? Vabbè, non spingo. Ammazzo. Ma poi sta lì impassibile, no? Come fa a spingere? Cioè, fagli almeno fa l'animazione, qualcosa. Infatti, dal video non sembra che sia. Sembrano i cretini che si torna indietro. Lo aspetto io. Ma cosa state facendo che è finito il livello? Lo so! Infatti aspetta che se ne va. Non se ne va, ma no, sta lì, impassibile. Guarda. Ci può stare un'altra ora se vuoi, però non no, si no, va. No. E che fa Crash, smatta? Levati! Lascia sta. Lui se ne va. Lui se ne va. È un salto finto. Oh mamma! Vai! Complimenti! Ah, abbiamo mancato ben 8.000 casse. Uccidiamo Crash. Sì. Stasera si uccide Crash. Ma lì, Purino, poi no. Morto, andato, ragazzi, morto. Ci denuncia il WWF. Sì, 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 sì. 48 casse. Sei rialzato. Vabbè, sta bene, dai. Tutto ok, vai. Più intelligente di prima, va. Si vede dall'espressione. Grande. Dai, prossimo anno eSports. Sì, sì, prossimo anno speedrun, altro che eSports. Proprio campionati mondiali. Io mi faccio uno spoiler, intanto. Che spoiler ti fai? Un spoiler di come sarà il prossimo livello. Il prossimo livello? No, è già bruttissimo, vai, basta. No, basta. Infatti, già tutto scuro così. Tutto con il vuoto. Sì, 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 sì. Allora, rimetti tipo il menu o qualcosa di carino da vedere. Ma... Esci, vai. Torna alla schermata principale.
Ragazzi, grazie per la compagnia stasera. Grazie per averci. Ma io ancora non sono. Che succede? Perché si è premuto 1 non torna indietro, ma fa questa cosa stranissima. Gira l'isola, probabilmente. Ma grazie, Maria. Grazie per averci seguito. È cambiato l'audio. Perché è cambiato l'audio. No, non ho toccato ancora niente, quindi. Appunto, grazie per averci seguito. Torneremo a Torneremo a fare nuovi livelli su Crash, a finirlo. Intanto a finire proprio i livelli e poi eventualmente a platinarlo. Domani verrà il forestiero. Ah, con 40 gradi di pomeriggio. 40 gradi di pomeriggio a fare una live. Ci vediamo alla prossima live. E buonanotte e grazie ancora per averci seguito. Oh, ora non ci sento. Sta un attimo così, tipo 30 secondi, così non taglia.